credo, come si veda sempre la prestazione e il risultato, ma non c'è dubbio che io sono sempre realista, mi conoscete, dire che abbiamo fatto una grande gara, no, però se non facciamo una grande gara e perdavamo, cos'è meglio per una squadra che si deve salvare? Quindi ottimo a dir poco, purtroppo qui non, l'ottimo non basta, io ho capito questo, purtroppo bisogna andare avanti. L'anno scorso con un punto, un pareggio in più o meno, questa squadra poteva fare, non fare i play-out, invece ha fatto i play-out rischiando di uscire, quel punto che poteva valere di più. Io il punto me lo tengo sempre stretto, la prestazione no, lo ammetto, ma sono realista, è quello, un'involuzione di calcio prima più spettacolare, ora meno. Non è cosa che riguardano me, io guardo la squadra che ho, i giocatori che ho, punto. Sono strafelice. Quello che riusciremo a fare ad ogni domenica, sono realista io, è il massimo che faremo. I giocatori sono stati applauditi da tutti i tifosi perché hanno dato l'anima, hanno dato l'anima. Io voglio questo, i giocatori lo sanno e ci si dimentica in fretta qual era l'obiettivo prima, ma non l'obiettivo perché è un obiettivo detto così, per tante situazioni che sappiamo che sapete. Quindi io sono realista, felice, la squadra danno tutto, alcune volte puoi giocare bene, alle volte male, ma questo vale per tutti, ma la squadra che ho quest'anno in particolar modo, quello che stiamo facendo è straordinario. Però sono realista nel dire che non abbiamo giocato bene, assolutamente, che a Bergamo non abbiamo giocato bene, assolutamente, Sant'Arcangelo idem, arriviamo da 2-3 partite non giocando in una certa maniera, quindi questo è reale, è vero. Allora ti chiedo, ti sei dato una spiegazione del perché è solo un momento, è un periodo, il Teramo tornerà a giocare un po' meglio, oppure sarà sempre comunque tra virgolette schiavo del fatto che deve arrivare quanto prima alla salvezza e quindi magari anche essere più cinico a accontentarsi del punto? Allora, se entriamo nei particolari, noi quando abbiamo vinto non abbiamo giocato benissimo. Entriamo nei particolari, col Padova meritavamo di vincere a livello tecnico di prestazione? Noi meritavamo di vincere altre partite e io da allenatore nella mia squadra non abbiamo vinto ma abbiamo giocato meglio. Quindi giocare bene, giocare male, da cosa dipende? Ve lo faccio io la domanda. Da cosa dipende? Da tanti fattori. È come se equilibrio, perché qui se vinci hai giocato bene e hai vinto. Hai pareggiato, hai giocato male e anche non hai vinto. Capisci? È sottile la situazione. Io quando abbiamo vinto col Padova, vi ricordate? Bene, perché abbiamo battuto una grande squadra, ma le prestazioni maggiori le abbiamo fatte contro altre partite pur non vincendo. Ci sono state altre partite in cui Teramo ha giocato bene e non ha vinto. Bravo, sì, questo dico. Quindi si può non vincere ma giocando in un altro, sì, un'altra qualità, ecco questo. Io l'ho detto e lo ribadisco. Ma non per fare... No, ma credimi, le ultime tre partite non abbiamo giocato bene. No, scherziamo, cioè io quando poi dico voglio non perdere, mi accontento del pari, quando ho fatto la conferenza stampa su Tirol e dopo alla fine metto tre attaccanti, 10 minuti alla fine, un quarto d'ora, è logico che vogliamo sempre vincere, io credo che tutti vogliono sempre vincere, però ci sono dei momenti, situazioni, dati di fatto, numeri, e che dobbiamo cercare di stringere più che mai il cerchio su determinate cose. Ma assolutamente la scelta di Altobelli iniziale a posto di un altro offensivo era anche dovuta a quello, una strategia tattica, cercare di arrivare a 20 minuti alla fine, 20 minuti sono tanti, per cercare di mettere un altro attaccante. Abbiamo finito col 3-4-3. Molto offensivo, perché vedevo che loro erano in difficoltà, ma non è una critica, non è assolutamente niente con nessuno. Io guardo un dato di fatto, cioè quello che può fare questa squadra, può fare sicuramente di più, ma tutte le squadre possono fare di più, cioè su questo, anche se una è ultima, prima, anche c'è qualche squadra che prima non è contenta del proprio, la stessa cosa vale per me. Però io so benissimo che passaggio stanno facendo i ragazzi, perché dopo si parla tanto, però ci si dimentica in fretta di determinate cose. Siamo una squadra in 2000, io quando un 2000 ha giocato, un quarto d'ora, non un minuto, un 2000 ha giocato, un 2,97, 2,95, questo è un dato anche di fatto, che all'inizio è tutto bello, come il presidente aveva detto all'inizio, ci dobbiamo salvare, ha detto le sue parole, ma non perché però io voglio arrivare primo, lui può dire giustamente, però io devo essere un po' realista nelle cose, ma non è
e non perdere veramente la logica, a mio avviso, è questo, perché c'erano momenti no, perché se non pareggi e perdi, allora diventa ancora molto più triste. È logico che poi anche devi cercare di vincere un po' di più, osando in certe situazioni quando ci sarà quello, ma tutto questo è vero. Non è un momento brillantissimo di squadra, è logico che io devo trovare l'assetto migliore per far rendere di più in avanti, per arrivare là. Però poi la coperta, ricordate come sono arrivato io, 4-3-3, 4-3-2-1, molto offensivo, sono le mie squadre, sono sempre state così, rimarranno nella mia testa, perché anche il 3-5-2, il nostro, tolto veramente domenica, gli esterni erano veramente due centrocampisti offensivi, due attaccanti, centrocampisti che si inseriscono senza palla, quindi è questo. Però vi posso garantire, credetemi, si può fare di più, non c'è dubbio, dobbiamo migliorare. Ultimamente non è un gioco espresso, metto anche gli avversari, abbiamo affrontato gli avversari nei momenti migliori, perché sul Tirol si è dimostrata una squadra che sapevo importante, come è stato, come altre, come sarà anche domani. Ciò quindi vi ritorno a dire, perché poi dopo la partita io l'ho rivista, la nostra è stata una partita da 0-0, 1-1, è vero, cioè loro hanno avuto la traversa, ma solo quella, su un fallo non fischiato clamoroso su Barbuti, visto e rivisto, noi neanche grandi occasioni, due o tre situazioni. È stata questa una partita molto tattica, maschia, di portare a casa un risultato, ti dà continuità, è logico che devi anche provarle a vincere, però provare a vincere, il rischio di perderla ce l'abbiamo come squadra, come siamo strutturati. Però guardate, sono felice, sereno, è logico che dovremmo fare di più, ma questo tutti possiamo fare di più, e quindi sono proiettato già a quello che è la partita di domani contro un avversario, ma no, se dico ancora forte, vi farei vedere tutte le figure loro, che noi facciamo sempre, mettiamo la squadra avversaria, i nomi, cognomi, come fanno tutti gli allenatori, e di nuovo srotoli questo, Arma, Porcari, Bracaletti, Mensà, Castiglia, insomma, squadre importanti, che ce l'abbiamo anche noi, non è che io dico gli altri non dicono, attenzione a quello, quell'altro. La squadra ha fatto tanti gol, la squadra ha fatto più gol insieme al Pordenone, 20, quindi loro la fase offensiva è importante, e noi, dove la nostra fase difensiva sta lavorando molto bene, sarà un bel match, soprattutto i loro attaccanti con i nostri difensori. Mister, in vista di domani prevedi diversi cambiamenti, e come stanno i tre acciaccati della vigilia? Allora, i tre acciaccati, Fratangelo non parte, pensavo di recuperarlo, però non parte, e i due partiranno, però non sono in ottime condizioni, sia Sommaré che Varas. Purtroppo abbiamo un giocatore come Varas, nel nostro equilibrio tattico qualcosa abbiamo perso, però non ci dobbiamo piangere addosso, hanno giocato gli altri, non con le sue caratteristiche, però devo essere sincero, Sales ha fatto un'ottima partita, Altobelli idem, dopo che aveva fatto un primo tempo così, ha fatto molto bene. Qualche cambiamento sì, ma non posso stravolgere la squadra, ma un paio di situazioni ci saranno. Se vedete davanti, più o meno stanno giocando tutti, titolari o panchinari, è dura dirlo, perché Bacio Terracino e Foggia sono entrati dopo neanche 10 minuti del secondo tempo, quindi hanno fatto un tempo intero come l'ha fatto Barbuti e Tulli, quindi ho quattro attaccanti in questo momento, più che mai, con Fratangelo che ci poteva dare qualcosina in più, stava bene, però ecco, saranno un po' davanti qualche cambiamento, e forse a centrocampo dare un po' più di sostanza, visto che fuori casa col campo in erba questa squadra un po' strutturata, e magari Graziano può essere quel giocatore che ha sempre fatto bene, anche domenica si è tolto da dosso un po', la partita l'aveva fatta in casa, che aveva fatto male, gli è rimasto un po' così, fuori casa ha fatto molto bene, quando è entrato domenica anche poi per struttura è un giocatore che in questo momento fuori casa soprattutto ci può dare una mano. Oggi qualche giorno fa ha detto di trovarsi molto bene con Barbuti, sei d'accordo su questa visione da parte? Sì, no, ma guarda, ha giocato col Padova il primo tempo e un po' anche del secondo. No, assolutamente non è detto che può essere una coppia che possa giocare insieme, o proporre anche Tulli trequartista quando ci sarà un po' più di anche di squadra, l'ho detto, e capiterà, Tulli sotto punta ai due attaccanti e sei un più offensivo. In questo momento siamo ancora anche accorti in certe cose, voglio una squadra più compatta, piano piano quando trova fiducia cambi sistema, proponi più attaccanti, non ci sarà problema. In questo momento ho ancora bisogno che la squadra prenda una fisionomia, abbia più certezze, e allora ci sarà spazio per quello, ma lo farò, perché secondo me possono anche giocare insieme. Dall'altra parte non ci sarà Petrella, l'ex della gara, sì, che aveva iniziato con l'esperienza anche quest'anno, perché
non è rimasto qua alla fine. Poteva essere un... Sì, sì, guarda, credimi, è abbastanza facile da parte mia, ma anche dalla società e tutto. Una scelta che anche lui ormai dopo tanti anni, situazioni e così, ha colto al balzo un'occasione importante, quindi è andato, un giocatore importante per me rimaneva, anzi di qualità, però c'erano certe scelte un po' dettate da altre situazioni in passato, che non, io ero appena arrivato, quindi è venuto in ritiro, stava vincendo bene, o anche sue scelte dove ha avuto un'occasione, Triestina, cambiare area dopo tanti anni, ma assolutamente, io credo che qui lui si sia lasciato bene con i giocatori, con la società e tutto, sono scelte che purtroppo fai durante il corso della tua carriera. Meglio non ritrovarselo di nuovo. Io, guarda, mi dispiace per lui perché si è fatto male, spero che non sia nulla di grave. Comunque è un giocatore che lo metti 5 minuti, 10 minuti così è fastidioso, è un giocatore che ti crea dei problemi, c'è l'uno contro uno, il mancino è importante, mi dispiace per lui, però in questo momento meglio per noi. Curiosità, pur parlando, sì. Mai un gioco a 4-3-3 oppure renderai più offensivo il 3-5-2? Bella domanda, sono più orientato in questo momento, credimi, ad avere più un pensiero di 3-5-2 molto offensivo o di 3-4-1-2 o di 3-4-3. Con questa squadra penso di sì. Poi in corso può succedere a Bergamo 4-2-4, dovevi recuperare una partita e tutto, ma di partenza, perché penso che insomma in questo momento siamo anche realisti, ecco, i due centrali nostri sono bravissimi, hanno delle letture importanti, sia Caidi che Speranza, delle letture di giocata che pochi giocatori hanno, però hanno qualche mancanza nei recuperi, e avere un giocatore vicino a loro gli esalta anche la loro prestazione. In questo momento, anche forse in futuro, continuerò forse su questa strada, però giustamente dando magari qualche forza in più in attacco e in centrocampo offensivo. Volevo chiedere, con l'esclusione del Modena avrete un turno di riposo in più, e se ti aspetti che qualcosa possa cambiare nella lotta per la retrocessione, perché non è ancora ben chiaro se guarderà l'ultima o la penultima oppure verrà allargato i play-out? Non lo so, no, io credo che quando riguarda un problema generale a tutti, credo che sia per noi, per quelli davanti, quelli dietro, quelli in mezzo, no, è un problema che non mi pongo, perché non è un solo problema tuo, è di tutti quanti, quindi la sosta è per tutti, sarà un'eventuale sosta per tutti, e saranno due le eventuali retrocessioni, saranno quattro, non lo so, io voglio stare più lontano possibile, chi lo sa, un giorno dove questa squadra ha una fisionomia in una certa maniera, così avere più consapevolezza che ancora ci manca quella cosa, io lo so benissimo cosa intendete voi, ma io sono d'accordo con voi, guardate che stiamo parlando la stessa cosa, ci manca quella cosa, e quella cosa spero che possa arrivare, cioè a noi ci è mancato, vi dico la verità, un risultato in queste partite di vittoria, quei due o tre o quattro punti che ti davano una certezza maggiore di rischiare anche qualcosina. In questo momento purtroppo sì, è vero, abbiamo pareggiato molto, ma non abbiamo vinto, e allora sei ancora lì nel limbo, e noi se riusciamo ad uscire lì, allora chi lo sa, puoi cercare mentalmente, e questa è una squadra che magari mentalmente può essere più serena, ti fa qualcosa ancora di più importante, però ritorno al discorso di prima, no, non cambia molto a noi, stare più avanti possibile cambia, e chi lo sa, un giorno avvicinarsi sempre in quella zona che non vogliamo dire, ma non che non la vogliamo dire per scaramanzia, stiamo aggrappati come siamo, quei due o tre punti da stare lì, più possibile lontano da quelli sotto, e là, campionato ancora lungo e tutto, chi lo sa, magari insomma quelle due vittorie che ci può dare uno slancio. In verità manca questo in due o tre partite dove a livello di gioco assolutamente non abbiamo espresso quello che all'inizio abbiamo fatto vedere, assolutamente vero.